Sono le 16:15, esatto, del 23 gennaio 2023. Adesso riparto con la mia mountain bike qui dal Parco San Leonardo, l'ingresso sta qui a 100 metri. Oggi è un po' fresco, ho fatto circa 2 ore fra bici. Anzi, più precisamente ho fatto 1 ora e mezza a piedi e mezz'ora in bici. Adesso scendiamo piano piano. Ecco la mia mountain bike. Scendo piano, senza fretta. C'è un po' di nevicchio appena appena, però non è gelato. E quindi, lo si vede qua, devo spostare il bici. Sì? Allora questa è la strada che faccio, la strada non è difficile, però bisogna sempre stare attenti perché all'improvviso può succedere sempre di tutto con la bici, posto solo, ma qui 99,999% è sicuro, ma quella parte infinitesimale sono sempre ipotesi, ipotetici danni, nel senso si può cadere, posso incontrare un animale, può venire una macchina di corsa, si può sentire male, può uscire fuori strada, tante sono le cose. Allora qui c'è più dritta, allora eccomi qua, ho più sotto, ho messo un po' di più, allora colgo l'occasione, andiamo via, no, aspetta, non c'è. La calma e le virtù dei forti, dal momento che c'è il guido dentro il taschino, nel contempo guido, quindi le vibrazioni mettono, si muove il telefonino e le immagini vengono un po', come si dice, non perfette, vabbè. L'unico rumore che si sente, il transito della bici, le ruote, il terreno, vedete? Dove ci sono i sassolini più grandi c'è più rumore, ecco qui, vedete, passo sopra l'acqua, invece quando si passa sopra togliamo, il rumore si attenua, è più morbido. Dal momento mi sposto qui, pian piano non so chi è passata. E vabbè, saranno quasi le 5, no, quasi le 5 no, forse le 16:15, 16:20, e qui ci stanno pure altre persone, vedo, sì, 2 persone che stanno a passeggiare, non da sotto, sì, allora si scende. Eccomi qui, guarda sotto, la posso capire più cicarca, eh? Non lo so, buono, cuccia, guarda, attenzione, eccoci qui, qua sotto si procede, ecco il bello dell'escursione, della gita ciclistica, i tour, in poco parlo c'è anche la bicicletta, guarda, senza pedalà, senti qua c'è, i cani abbaiano, questi cani sono sensibili, basta che se ne parla, abbaiano, senti se, un perfetto manto stradale. Bene, questo ci avrà quasi 30 anni, guarda, è integro questo manto stradale. C'è il fogliame, c'è il fresco, c'è il vento e ci sono io sopra la mountain bike, senza pedalare. Ecco qui, adesso arriviamo all'incrocio Anello Floridi
località Nuce d'Oro. Già, perché qua c'è il terreno della buon'anima di mia nonna. Lo stop, rallentiamo anche se non c'è nessuno, lo posso aprire un altro con la bicicletta. Ecco la prima auto, sì. E adesso la fammi sciappare il rapporto di, ecco qui, il rapporto di discesa, è meglio, sì, no, un altro ancora, sì. Qua pedale un po', comunque è fresca, eh. La parte più fresca è la faccia perché non è protetta. Oh, le gambe protette, i piedi protetti e le mani protette. Questi sono guanti buoni, veramente buoni. E il giubbino, poi pedalo sempre, è altrettanto vero, appena torno a casa mi riscaldo. Qua sta arrivando proprio il cicatto.